vero, siamo a dicembre, non è il mese migliore per andare in giro scoperti, ma questa Abarth 124 Spider 70° anniversario, ecco così ve l'ho anche presentata, con il sedile riscaldato e un bel getto frontale d'aria bollente, si può guidare aperta anche quando fa freddo. E questo è solo uno dei tantissimi, numerosissimi motivi che fanno spuntare il sorriso quando si è al volante di questa vettura. Si è a contatto con l'ambiente esterno e soprattutto si ha la possibilità di godere appieno del sound meraviglioso che esce dallo scarico Record Monza, che fa gorgogliare il motore, che è un piacere. Ma è inutile che stia qui a raccontarvelo con le parole, ve lo faccio sentire. La base è quella della Mazda MX-5, è una delle Spider più amate di sempre. In questo caso cambia il motore, che non è lo spirato della giapponese, ma è un turbo 1.4 da 170 cavalli, 250 Nm di coppia. Inoltre l'abitacolo è un po' più ricercato rispetto alla MX-5, le linee fuori sono retro e chiaramente ispirate agli anni 70. Si tratta di una vettura molto compatta, 4,05 m la lunghezza, distribuzione dei pesi 50-50, leggerissima, pesa circa 1000 kg, trazione posteriore. Insomma, l'elenco delle sue qualità è davvero lunghissimo. A questo punto io smetterei di parlare, mi concentro sulla guida e vi racconto come va mentre scorrono le immagini. Sospensioni sportive, telaio Mazda, dunque piattissimo per una percezione immediata di quello che succede sotto le ruote. Con la MX-5 condivide anche il differenziale autobloccante posteriore che amplifica la capacità reattiva dell'auto in curva, garantendo la miglior trazione. Per farla partire bisogna disinserire l'SP oppure guidarla sul fondo di foglie bagnate che abbiamo trovato sulla nostra strada oggi, e gestirla è uno di quei lavori che danno grande soddisfazione. Scesa per farvi vedere meglio la capote in tela, leggerissima e molto facile da utilizzare. Ovviamente si può fare anche da dentro, basta azionare questa maniglia e trac, si chiude. Il prezzo per potersi divertire tutti i giorni come ho fatto io oggi: 39.000 euro.